era difficile ecco, inserire un'osi questa mattina, ma era anche doveroso perché un'osi è una di quelle realtà dove ecco, si intrecciano due prescrizioni, due imperativi costituzionali, l'articolo 38, la libertà dell'assistenza privata e le forme di previdenza appunto integrate, e l'articolo 118, l'ultimo comma, in cui il compito dei pubblici poteri è quello di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini liberi associati per attività di interesse generale. La sussidiarietà orizzontale, che altro è una OSI se non, come dire, un antesignano nel 99, Presidente, se non sbaglio, ma nel 99 del secolo che ha visto la nascita dell'Italia, dunque insomma in qualche modo dovevo fare un passaggio. È un passaggio perché fra poco c'è il Consiglio dei Ministri in cui abbiamo tra l'altro alcune cose di sanità. Esattamente un'OSI è uno di questi esempi di appunto una capacità di fare welfare, di fare stato di benessere a partire dall'iniziativa dei privati, che ha appunto a cuore una situazione di debolezza e di fragilità. Lo ricordava poco fa molto bene l'intervento dell'onorevole Damiano, e che credo si ponga come elemento anche di di esempio, di modello, ecco, per altre categorie di lavoratori, perché no, ecco, questa è una storia lunga, consolidata, che potrebbe utilmente, anche in questo momento non semplice, essere capace di dare l'esempio di qualche cosa che è bene che continui e che si rafforzi. Ecco, e credo che questa opportunità molto interessante del bilancio sociale, se capisco bene, il Presidente Zucchelli, è un pre-bilancio sociale, ecco. Però appunto è qualche cosa che, a maggior ragione per il fatto che non è obbligatoriamente prevista, non sarebbe obbligatoriamente prevista, è ancora più meritevole, perché dà conto non solo di le cose che si fanno, ma di uno spirito con cui si fanno, che si tratta di rispondere comunque, di esercitare una responsabilità che insomma non guasta. Anche da questo punto di vista credo che una OSI possa essere esemplare, no? Ecco, e se è vero questo, allora è chiaro che ero ministro da qualche giorno e il problema una OSI mi venne già ricordato con una certa tempestività, come dire, determinazione, ecco, tempestività e determinazione che credo esprimano bene il board di una OSI, in particolare il Presidente Pro Tempore. Ecco, non dico che non sia passato giorno in cui questo, ecco, però siamo abbastanza e questo ha comportato un'attenzione che non si è ancora tradotta, ma si è tradotta in un lavoro, non si è ancora tradotta all'esterno. Il pasticcio tutto italiano lo conoscete, nel pasticcio poi si inseriscono evidentemente anche alcune nostre caratteristiche, neanche distribuite omogenee in modo territoriale, ma localizzate in alcuni territori a forte connotazione causidica, per usare un eufemismo, e dunque questo evidentemente richiede la necessità di intervenire. Le Camere sono abbastanza investite di provvedimenti di urgenza da far sì che il governo debba dosare in questo momento con attenzione la presentazione di ulteriori provvedimenti d'urgenza. Però ecco, il senso della norma che conoscete e che è stato oggetto anche di un confronto interno tra diverse amministrazioni, proprio per trovare una via d'uscita che non sia semplicemente un palliativo, ecco, perché c'è altrimenti il rischio che proprio perché il pasticcio c'è stato di una ripetizione di provvedimenti e di pronunzie pregiudizievoli, così,
rispetto alla, alla vicenda Nosi. Allora cercare una norma che al tempo stesso naturalmente metta in sicurezza ciò che è stato fatto dal punto di vista della, del modello che giustamente la Corte Costituzionale ricordò essere necessario per ogni tipo di imposizione, sia essa di tipo tributario, contributivo, previdenziale e quant'altro, e sia di capire come è possibile, nel rispetto della legalità, di evitare lo stilicidio dei, dei procedimenti, direi da una parte e dall'altra, perché non c'è soltanto il problema dei procedimenti avviati da chi sostiene di aver pagato indebitamente alla luce delle, delle varie pronunce succedutesi, ma c'è anche, una volta risolto il problema sostanziale, c'è anche poi il problema di porsi, da porsi quello dei procedimenti inversi, cioè che l'Onosi legittimamente potrebbe o dovrebbe avviare per ripetere, per recuperare il contributo omesso in tutto o in parte. E anche questo è un problema, perché siamo in presenza di situazioni evidentemente numericamente molto significative, e allora ecco il nostro intervento, la nostra norma ha cercato di tenere insieme tutti gli elementi, quindi di rispondere all'imperativo della pronuncia della Corte Costituzionale e di mettere in sicurezza in qualche modo sia l'ente sia gli assistiti da, da un protrarsi in debito di procedimenti giurisdizionali. Confidiamo che questa soluzione possa essere una soluzione di equilibrio e che in un veicolo che sicuramente nel mese di luglio sarà individuato, ma non troppo all'inizio forse, per non affollare, ecco, nella, prima della pausa breve o lunga che possa essere per il governo, sicuramente già poter parlare di pausa 2012 sarebbe molto interessante, ma anche per il Parlamento sicuramente questo problema si porrà, però ecco, non ci è sembrato di saggio di ingombrare in qualche modo, di affollare il luglio parlamentare di un ulteriore decreto legge pesante come quello salute e sviluppo, perché ci sono tante cose dentro questo decreto legge, quindi adesso stiamo valutando come poter arrivare allo stesso obiettivo attraverso degli strumenti e dei percorsi che siano il più possibile condivisi, ma anche ecco, rispettosi dei diversi ruoli istituzionali. Detto questo, mi rimane giusto da concludere, proprio per le ragioni che dicevo all'inizio, di dovermi immediatamente spostare a Palazzo Chigi, da concludere nel modo direi quasi naturale e obbligato, cioè lunga vita, buon lavoro, una Osi, complimenti, ripeto soprattutto questa capacità di innovare le forme, no? Di un ente che ha una storia ormai lunga e di riuscire anche a intercettare le forme più odierne e attualizzate di responsabilità che qualunque soggetto pubblico o privato dovrebbe avere. Ecco, questo mi ha colpito favorevolmente, oltre alla lusinghiera serie di dati che l'Onosi porta nella sua esperienza, e io credo che il compito dell'esecutivo in carica, del ministro pro tempore, non possa che essere quello appunto doverosamente di cercare di corrispondere in qualche modo a questa storia con delle iniziative adeguate che, rispettando i diritti e gli interessi legittimi di tutti, però ecco, facciano fare un passo in avanti a Onosi e possono appunto costituire per l'ente
anche un momento di riferimento per altre categorie di lavoratori e per altre situazioni. Detto questo, buon lavoro, buona continuazione della mattinata e perdonate se adesso devo assentarmi immediatamente, ma questa è la condizione forse non solo di queste settimane, ma certamente di questi giorni, così. Buon lavoro.